Allora, Mirko Durini, direttore sportivo della Velletri Lazio Calcetto. Dopo 5 partite, un solo incidente di percorso. Già questo 6-3 fa, diciamo, da ottimismo alla squadra. Sì, sicuramente sì, fa ben sperare per il futuro. Ecco, oggi abbiamo conquistato questi 3 punti fuori casa, in casa della Virtus Aurelia, che comunque è una squadra ostica. Ecco. Lì davanti però non c'è solo il Velletri, sono parecchie squadre, l'Artena al primo posto, insomma è una grande battaglia. Sì, è un campionato difficile con l'Artena che comunque non perde punti e sicuramente sarà un campionato molto molto difficile. La Velletri Lazio Calcetto intanto ha già fatto, diciamo, 2 record, miglior attacco ma peggior difesa, come sì, vedi questi due dati? Sì, miglior attacco, peggior difesa, diciamo che dobbiamo sicuramente migliorare la fase difensiva, poi abbiamo avuto un incidente di percorso che il primo portiere Emanuele comunque si è fatto male e diciamo che abbiamo dovuto sopperire con il secondo portiere che comunque sta dicendo la sua. Per rimanere là davanti bisogna fare meno errori possibili? Assolutamente sì, dobbiamo migliorare ancora tanto, stiamo aspettando l'ingresso di Facundo Gallinares perché comunque ci manca ancora il suo transfert, pensiamo di averlo da qui a pochissimi giorni e poi vedremo se nel caso di riaprire poi nel mercato di dicembre di poter migliorarci.